Se volete acquistare account o crediti foot, rivolgetevi a Market Foot, di cui trovate il link qui sotto in descrizione. Vi ricordo inoltre che con il codice coupon Fede Marconi, tutto maiuscolo, tutto attaccato, avrete un 5% di sconto. Bella a tutti ragazzi e ben ritrovati con questo nuovo video, con questo nuovo episodio, penultimo della carriera con il Livorno. Siamo nel mese di maggio del 2016 e stiamo giungendo al termine, come sapete, di questa carriera che termina quest'anno nel 2016, come è terminata lo scorso anno, sempre nel 2016 con la Roma. Chiaro che sono due carriere diverse, sono due cammini diversi e soprattutto quest'anno, per motivi che sappiamo, è il secondo anno, mentre con la Roma era il terzo. Quindi, bando alle ciance, abbiamo quattro partite da fare che si divideranno appunto in due episodi, per non riempirli molto, per non farne tre una, verrebbe un po' bruttino. Quindi equilibriamo il tutto, oggi giocheremo con Fiorentina e Samp, mentre nel prossimo episodio, che spero vedrete il prima possibile, in modo che finiamo questa carriera e ci lasciamo almeno bene, giocheremo contro il Torino e poi chiuderemo in bellezza al Picchi contro il Napoli, gara che all'andata aveva lasciato spettacolo, finita per 2-2 al San Paolo. La prima partita dunque sarà contro la Fiorentina. Non l'avevate vista ragazzi all'andata, perché c'era stato quel problema che ho avuto con la registrazione, quindi di fatto questa è la partita dell'anno, la partita contro la nostra ex squadra. Doveva esserlo appunto quella del girone d'andata, lo è questa che giocheremo proprio al Franchi, quindi siamo carichissimi e dobbiamo andare a far risultato. È una partita importante, sappiamo il motivo, chiaramente è una partita che sentiamo perché siamo stati di fatto cacciati dalla Fiorentina lo scorso anno, la scorsa estate, ormai quasi un anno fa. È una Fiorentina che non mi sembra comunque aver fatto molto meglio dello scorso anno cambiando allenatore, visto che noi eravamo stati esonerati perché non arrivati al terzo posto in classifica, ma ce ne siamo andati dopo aver vinto sia la Coppa Italia che l'Europa League, che ci consentiva il passaggio in Champions automatico. Dopo aver portato un giocatore come Verratti e anche molti altri in casa della Fiorentina, siamo stati letteralmente cacciati e quindi questa cosa chiaramente ci ha dato fastidio inizialmente. Poi abbiamo percorso comunque una bella avventura con il Livorno, un'avventura che si sta per concludere, ma che comunque ci ha lasciato delle soddisfazioni, perché comunque in questa stagione dei sassolini dalle scarpe ce li siamo tolti, visto che abbiamo fatto anche alcune mini imprese, e adesso però il sassolino più grande me lo voglio togliere battendo la Fiorentina e facendogli vedere che è stato un errore, come però penso che già la classifica testimoni, mandarci via. Lancio dentro intanto per Reed, nel rigore Reed non riesce a trovare lo specchio della porta, ma Di Fernandes palla dentro a cercare Babacar, che è solissimo Babacar, e arriva il gol della Fiorentina. Lo segna Kuma Babacar, uno che nella scorsa stagione ha fatto con noi molti gol, è esploso grazie a noi. Al 21esimo Fiorentina che va in vantaggio, al primo tiro in porta. Dentro per Mati Fernandes, salta l'uomo, ancora Mati Fernandes, lascia Babacar. Babacar la gira ancora per il cileno, esce a poco e poi fallo anche in attacco, non fischiato. Quindi immagino che se avesse perso quel pallone sarebbe stato regolare il gol, però vabbè. Andiamo avanti, tanto ormai siamo abituati a questi episodi arbitrali. Parla per lui, non ci sono molti spazi perché la Fiorentina è molto compatta, come l'avevamo lasciata noi. Maximè però qui si vuole creare gli spazi, finta e controfinta. Cerca di andare sul destro, poi sul sinistro, ma ancora sul destro, calcia da fuori e Tatarusanu la mette in calcio d'angolo. Insiste Yassin che può partire, Yassin va sul sinistro, ancora Benzia, Benzia si infila e alla fine non riesce a calciare, peccato, aveva fatto tutto bene. Sì, Maximen riesce ad andare via un avversario, arriva sul fondo, la può mettere dentro, la mette e Basanta, ma non c'è nessuno ad attaccare la porta però ragazzi. Qui non c'era nessuno, dobbiamo essere più incisivi, più cattivi sotto porta. Bernardeschi la gira per Benzia che prova a farla sua e poi torna buono per Federico. Bernardeschi ancora, Bernardeschi va sul sinistro, prova a trovare spazi, non ci sono. La partita, e lo testimoniano anche le statistiche, è molto molto equilibrata. Dobbiamo cercare di essere più cattivi sotto porta ragazzi e sfruttare le occasioni. Intanto dentro un altro giocatore che abbiamo portato noi a Firenze, parlo di Kovacic come leggete in grafica. Riesce a girare per Allen, partiamo in contropiede con Don Sauchio che si fa vedere dentro Suraco, il pallone per lui, Suraco, grandissima palla, Suraco contro Tatarusanu, Suraco!
sul fondo. Non si possono sbagliare sti gol, però, dai. Dobbiamo essere più cattivi sotto porta e tu per tu sbagli. Sul raco, cerca subito Baluli. Il pallone deviato che forse arriva Fares. Vai Fares, vai Fares. Con il rimpallo, Baluli da Dalusanu. La porta è vuota. Poi Maximen. Maximen. Il pareggio del Livorno. Zittisce l'Artemio Franchi. 1-1 a Firenze. Occhio a Mati Fernandes. Dentro Kovacic. Per la Fiorentina. Per Bellerin si propone sul rago dentro, servito immediatamente. C'è dall'altra parte Maximen, sul rago in area di rigore, sul rago la può mettere dentro. Pallone che arriva! Non ci credo! Non ci credo! Occhio a Ye, ma di Fernandes Babacar! E qui finisce. Direi di sì, un quarto d'ora, la partita è impossibile da recuperare. Mi dispiace perché si era messa bene per noi, nel senso che eravamo riusciti a pareggiare. E anzi, me lo devo proprio il culo, sinceramente. Però da un altro punto di vista ci sta, perché la Fiorentina è più forte di noi, quindi la sconfitta ci sta. Però ragazzi, mi fa piacere che siamo riusciti a tenere testa quasi fino alla fine a questa squadra che comunque avevo costruito bene, perché è una squadra compatta, una squadra difficile da affrontare. Quindi ragazzi, ci può stare, ci può stare perdere, però chiaramente avrei preferito far meglio. Quindi perdiamo malamente anche, forse in maniera un po' esagerata, perché la partita, raga, è stata molto più equilibrata di quello che afferma il risultato. E le statistiche parlano chiaro. Certo, il possesso palla non ci ha visto uscire benissimo, perché nel finale hanno avuto il pallino e il gioco in mano. Però penso che il risultato più giusto, esagero se dico che sarebbe stato un pareggio, magari un 2-1 ci poteva già stare. Comunque, arriviamo a 3 partite dal termine del campionato. Arriviamo a giocare contro la Samp, partita che all'andata ci avevano rubato malamente, se vi ricordate. E vi invito ad andarla a guardare perché era comica come partita. Ma comunque, al di là di questo, andiamo a giocare e a rifarci. Partiti con Livorno in possesso di palla. Prova subito Bernardeschi ad andare in verticale. Livorno che vuole partire con un gioco offensivo. Prova subito a calciare Bernardeschi. E dopo solo 1 minuto e 20 secondi, la prima palla del match. Occhio a Soriano, Soriano a Bongo con la gran parata, salva il risultato. Reed cerca spazio centralmente, ancora Harrison, alla fine col tacco libera Don Sa, che è anche un buon tiro, Don Sa col destro da Costa. Occhio! Andeschi per Sirigardi, Sirigardi si ferma col tacco per Dembélé, attenzione che sta partendo Verde in posizione regolare. Verde può andare al traversone, riesce a metterla, è un buon pallone il suo, arriva Dembélé che non calcia, no, perché deve calciare? Dembélé, attenzione a Livorno, lasciato un po' solo Dembélé, si butta dentro, va col sinistro, deviazione, calcio d'angolo. E fuori Lambrugge ha provato a tirare, infatti il pallone è per Reed. Reed, oddio, mamma mia che golasso di Harrison. Ce li ha, così a caso. E non è la prima volta che ci fa un gol del genere Reed. Come da qui? Sì sì, deviazione netta che cambia la traiettoria, chiaramente ci sarebbe arrivato il portiere della Samp. Però comunque resta il gran gol di Reed, almeno per il colpo d'occhio che ha dato in diretta, e quindi 1-0 per noi. Pedini, occhio che la Samp adesso vuole crearsi la palla dell'1-1. Obiang entra in aria, è solo Eder e arriva il pareggio. Eder era solo e ha fatto un gol bruttissimo, ragazzi, un gol da calcetto probabilmente, neanche se vedono sti gol. Però noi li prendiamo, quindi fa piacere. Di testa ancora l'Arrondo, siamo ormai agli sgoccioli di questo Livorno-Sampdoria, il parziale è fermo sull'1-1, finisce qui, è 1-1 al picchi ed è stata una partita comunque sofferta con una Samp che non mi sembra essersi particolarmente impegnata per vincere, comunque un Livorno che, come avevo già detto nello scorso episodio, ha veramente finito la birra, ha veramente finito la birra in corpo, non ne ha più. Il video è finito, noi ci risentiamo con i prossimi video, il prossimo episodio, l'ultimo, che cercherò di portarvi il prima possibile. E niente, se non siete già iscritti al canale, passate ai social che trovate in descrizione, ci sentiamo alla prossima, ciao!